vero piacere per noi ogni volta fare questo esperimento, perché di fatti parlare di arti figurative, che sia pittura, fotografia o scultura, attraverso il mezzo della radio è un vero e proprio esperimento, anche sublime se vogliamo, perché stiamo parlando di cose che per essere poi capite realmente hanno bisogno di essere viste. Eppure a noi ci piace fare questo gioco. Poi ovviamente qualcuno dirà: e vabbè Giulio, ma tra qualche settimana vado sulla pagina Facebook e mi vedo il video della persona che sta intervistando e quindi vedrò anche qualche foto. Sicuramente, ma voi che state ascoltando in questo preciso momento ovviamente subirete il fascino di questo gioco comunicativo che oggi farò insieme ad un fotografo che è già qui pronto al mio fianco per intervenire. Vi presento Mileto Carruba. Buonasera a tutti. Buonasera Mileto. Salve. Con, possiamo dire, un nome raro quanto bello. Esatto, no? Assolutamente. Mileto come la città di Mileto. Grazie alla mamma che me l'ha dato. E infatti. Oh, allora, caro Mileto, tu sei un fotografo. Spesso parliamo con i fotografi, abbiamo capito che poi, ovviamente, questo facendo le interviste, ma ci si può arrivare anche con l'intuizione, esistono miliardi di modi di approcciarsi proprio alla fotografia. Esatto. Perché si passa dal chi fa foto di architettura, per dire, quindi che ha finalità solo espositive, a chi lavora in più ambiti. Tu non lo dico perché no, sennò non vale, lo devo dire io. Esatto. Raccontaci un po', insomma, qual è il tuo approccio alla fotografia e cosa ti interessa raccontare poi. Certo, allora guarda, innanzitutto diciamo che la fotografia per me è comunque un mezzo di comunicazione, quindi è nasce comunque da una necessità di comunicare un qualcosa e diciamo io lo faccio attraverso appunto un'arte figurativa che è la fotografia. Ma guarda, mi volevo ricollegare un secondo con una battuta che tu hai fatto pochi istanti fa parlando proprio di milioni di tipi di fotografie diverse. Il concetto fondamentale che io sento molto è proprio questo, nel senso che ormai con Instagram, cioè noi siamo 6 miliardi sulla Terra, 7 miliardi quanti siamo, e fondamentalmente ci sono, io penso, 3, 4, 5 miliardi di account Instagram, tutti noi scattiamo, facciamo tantissime cose. Però ecco, è questo, diciamo, che negli anni, almeno insomma io ho 40 anni, vado per i 41, negli anni quello che ho notato è che come in tutte le cose la grande quantità spesso va a discapito della qualità. Ma della qualità non tanto della fotografia, perché su Instagram ci sono delle cose bellissime, va più che altro a discapito della qualità comunicativa, e quindi diciamo che viene a mancare un attimino quel momento di contemplazione da parte di chi guarda la fotografia, non tanto chi la fa, per cui dice: beh, oddio, che bella quest'ombra, che bello questo colore, che sentimento che mi trasmette questo sguardo. Diciamo, ecco, tornando a me, quello che io cerco di fare appunto non è tanto la quantità ma la qualità, perciò appunto che riguarda l'emozionalità che può dare una fotografia. Io fondamentalmente mi reputo un ritrattista, anche se ovviamente non disdegno la natura, l'architettura. Quello che mi piace fare appunto è prendere gente per strada, come si parlava prima un attimino fuori onda con te, forse ecco ha a che vedere anche un attimino con un'idea pasoliniana, certo, perché non prendi il modello perfetto io non cerco la perfezione, cerco la bellezza che veramente c'è in tantissime persone. Quello che succede, ed è stupendo, questo è proprio un classico che mi succede ormai da una quindicina d'anni, io prendo la cameriera, la barista, il ragazzo che lavora per strada, gli do il bigliettino da visita, gli chiedo se vuole venire a posare, viene. Ovviamente sono persone che non hanno mai posato, quindi non hanno una una pratica di stare davanti alla macchina fotografica, viene, scattiamo, facciamo le nostre foto eccetera eccetera, in fase appunto di autorizzazione, di liberatorio e tutto, chiedo poi a loro di rivedere queste fotografie e c'è, diciamo, questo effetto specchio fantastico, nel senso loro si rivedono in quella fotografia ed è una cosa che mi dà una soddisfazione mostruosa. Quindi è, diciamo, che volendo usare un parolone incredibile, tornando praticamente alla filosofia greca, c'è una sorta di maieutica, cioè di socratica, cioè nel senso un tirare fuori se stessi attraverso una fotografia. Beh, e d'altronde questa è la fotografia, ti chiami Mileto, quindi non potevi non citare i grandi classici, assolutamente non potevo.
Esatto. Benissimo, molto molto interessante tutto grazie, ciò. Grazie. E a proposito del discorso che hai fatto alla fine, cioè alla fine, all'inizio, però lo volevo riprendere. Allora, riavvolgiamo il nastro su Instagram. Tu in realtà hai cominciato quando Instagram non c'era. Io ho cominciato quando Instagram non c'era in realtà. Ho cominciato a scattare, in realtà quasi me ne vergogno, con un cellulare. C'è un vecchissimo BlackBerry, stiamo parlando di tantissimi anni fa, e c'erano delle foto pixelate incredibili. Cioè, una foto ad altissima definizione. Erano 100k, si vedevano ombre e luci. Poi appunto col tempo, diciamo, su questo devo ringraziare mia moglie, perché durante il nostro viaggio negli Stati Uniti mi ha regalato la mia prima reflex, parliamo appunto di una quindicina di anni fa, e da là praticamente mi si è aperto un mondo. Poi io attualmente scatto con le reflex, con le mirrorless, in realtà scatto anche con le diciamo con le fotografie istantanee, senza fare nomi, insomma, però tipo Polaroid moderne, ho capito, diciamo, benissimo. E quindi insomma, cioè, in realtà quello che mi interessa è scattare, fare ovviamente un po' di post produzione, ma senza grandissime cose. Diciamo che lavoro molto sulle luci, sui colori, appunto sul rapporto ombre luci. Questa è una cosa che a me piace tantissimo. È il mio diciamo l'artista che mi ha cambiato la vita nel momento in cui l'ho conosciuto, è stato appunto Caravaggio, nel senso che grande Caravaggio, questo, quando prima hai parlato della luce, insomma, esatto, lo studio, diciamo, della queste tele nere da cui emerge la luce, perché la fotografia poi alla fine che cos'è, insomma, no? Uno sta riprendendo della luce. Infatti nei corsi di fotografia ti fanno anche quelli blandi, a volte, cioè, si parte spesso proprio da Caravaggio, guardate come utilizzava la luce lui, l'archetipo della fotografia. Assolutamente, guarda, tanto per farmi un po' di pubblicità, ma facciamola. È proprio una, cioè una, diciamo una serie fotografica che ho in corso proprio ora, si riferisce proprio al, cioè praticamente sto ricreando dei quadri di Caravaggio in maniera più o meno fedele, sostituendo ovviamente delle cose anche, diciamo, con diciamo sostituendo alcuni attrezzi di scena che utilizzava lui con oggetti invece che sono moderni. E, ad esempio, che ne so, c'è il suonatore di liuto che però suona una chitarra metal, insomma, per capirci. E appunto, ed è una cosa emozionantissima, perché comunque cercare di ricreare uno studio fotografico e pensare che magari qualche annetto fa il signor Michelangelo da Caravaggio aveva fatto una cosa del genere, dico la sincera verità, è bello, perché si viene a rivivere questa cosa qua. Diciamo che c'è una maieutica per chi viene fotografato, ma anche per il fotografo. La fotografia è una cosa stupenda, e più io penso al pari della musica, non vorrei esagerare, ma dico questa cosa. A me piace tutta l'arte, è chiaro che sulla musica, ma papà, dipende, perché se sai, guarda, hai ragione tu, il discorso è fatto all'inizio e alla fine non fa una piega, che più questo gradico è proprio platonico. Esiste la bellezza esatto. Poi la puoi trasformare in musica, la puoi trasformare in un ecco, per esempio, diciamo Michelangelo, no? A me piace di Michelangelo tantissimo anche il Non finito, assolutamente, no? Quindi dove vedi veramente il lavoro del pezzo di marmo, parliamo di Michelangelo lo scultore, non da Caravaggio. Sì, tu parlavi di Michelangelo ovviamente da Caravaggio, però me l'hai fatto pensare. Quindi insomma esiste la bellezza, ed è questo che insomma cerchi di trasmettere con la tua fotografia ritrattistica, diciamo, dove veramente potresti veramente uscire di qua, incontrare il ragazzo di bottega e lasciare il bigliettino. Sì, assolutamente. Però visto che ci siamo, mentre tu parli io faccio pure un bellissimo scatto. Questa è la prima volta qui a Benedict Roma, grande. Poi ci piacciono le cose nuove. Me la pubblico anche ci piacciono. Io. Vai. Ecco. E vai. Senza boccuccia da rane, no, la boccuccia da rane. No, ma è venuta. Aspetta, io non sono molto fotogenico. La pubblico. Dopo, però, devi firmarmi una liberatoria. Sì, infatti, sì, col sangue. Sappo. Va bene, Mileto. Allora, a questo punto, dove, a parte la nostra pagina di Radio Benedict Roma, io credo che Mileto tornerà poi in veste anche di musicista più avanti, magari a probabilmente settembre. Sì, probabilmente. Però, diciamo, parlando appunto del Mileto fotografo, dove andiamo a cercare? Allora, trovate praticamente l'hub di tutte le mie informazioni e il mio sito ufficiale, che è www.sferecode.com, quindi sferecode.com. Sferecode.com, là ci sono tutti i collegamenti ovviamente alla pagina
pagina Facebook, la pagina Instagram, email, contatti, soprattutto appunto ci sono tutti anche gli, i vari link ovviamente alle gallerie, ai, ai lavori, alle pubblicazioni. Ecco, ma ti è mai capitato di fare delle mostre, di esporre? Assolutamente sì, sì, ho esposto diciamo in diversi posti, in tal senso ho fatto appunto un paio di mostre abbastanza importanti, una su a Trieste, al presso il CNULP di Trieste, questi hanno un nome complicatissimo, sì. E dove appunto ho fatto una mostra personale che è durata quasi un mese, mi ha dato veramente una soddisfazione incredibile, qua stiamo parlando già di qualche anno fa, e poi a Roma invece presso la espongo ogni tanto presso la Galleria dei Coronari, appunto la galleria a Roma, insomma, di arte moderna, dove tra l'altro ho avuto modo di conoscere tantissima gente, da cui molti pittori, perché io mi ritrovo molto con i pittori più che con i fotografi. L'avevamo intuito, l'avevamo esatto, intuito. In fondo poi la fotografia in parte, lo ripeto, in parte, nessuno si offenda, è andata poi a sostituire nel processo creativo quello che una volta, almeno se non altro, era il lavoro del pittore, più che altro il paesaggista, no? Facevi il grand tour, ti spostavi da Londra a Roma, volevi il fotografare poi proprio qua, volevi fotografare la campagna romana, Castel certo. Gandolfo, la dipingevi, certo, la fotografavi, certo, certo. E poi sono arrivati i fotografi. Mi dispiace per voi, c'è anche qualche bravissimo giovane pittore oggi come oggi. Come no? Non sono spariti, sono incredibilmente bravi. E qualcuno lo conosciamo. Mileto, grazie, è stato un piacere. Allora io vi rimando alla pagina Facebook Sphercode su Facebook. Sphercode su Facebook, e ovviamente stesso nome per quanto riguarda il sito internet www.sphercode.com. Mileto Carruba, va bene. Allora a questo punto, magari ciao, ci rivediamo. Ci si presto. Ci si scatta. Ciao.